Rientra tra i primi 100 giornalini scolastici d'Italia nella classifica stilata dall'Albo Scuole, un grande riconoscimento per il Giornavico che fa avvicinare gli studenti dell'omonimo liceo al mondo del giornalismo e della comunicazione. E di questo mese la quarta uscita della rivista che racconta la vita e l'operosità dei tre licei, l'economico-sociale, quello delle scienze umane e il liceo linguistico. Giornavico nasce con l'idea di fermare nel tempo che la parola scritta rappresenta una memoria, la memoria scritta della nostra scuola. L'attività del Giornavico mira innanzitutto a sviluppare e a fortificare nei ragazzi la competenza della scrittura. Tante le novità di questa pubblicazione che ruotano sempre intorno ai tre pilastri del liceo Vico: la memoria, la legalità e i diritti umani. 23 pagine che raccontano l'incontro con Samuel Modiano e gli orrori dell'Olocausto, il progetto Young Europe con la Polizia di Stato, il Comenius che permette l'alternanza scuola-lavoro, gli scambi in Germania, la nave della legalità e tante altre attività. Spazio anche alla musica, quella che stimola una partecipazione attiva sul territorio e alla poesia. Noi della classe terzo BM abbiamo deciso di dare il nostro contributo scrivendo un articolo. Abbiamo scelto la musica e abbiamo scelto una canzone che potesse descrivere al meglio l'Italia a 360 gradi. Il titolo della canzone scelta è Generazione Bo, dell'artista milanese Federico Lucci in arte Fedez. I temi trattati nel brano sono molteplici, tra cui la crisi economica che in questo momento affligge l'Italia, il modo omologato in cui i giovani si vestono o pensano, e non mancano delle frecciatine alla politica italiana. La poesia è una promessa di vita, è un messaggio d'amore che io ho rivolto alla mia compagna. Chiaramente ho voluto condividerla con loro perché il messaggio d'amore è universale. Abbiamo lavorato con passione, spiegano i ragazzi del Vico che fanno parte della redazione del giornale. È stato fondamentale lo sforzo collettivo. Il lavoro che maggiormente abbiamo svolto è stato quello di promuovere appunto il giornalino tra i nostri compagni e quindi di sollecitarli nella scrittura degli articoli. Inoltre abbiamo aiutato le insegnanti referenti a scegliere, ordinare e rivedere articoli e fotografie sia a livello multimediale che grafico. Questa per noi è stata un'esperienza nuova nella quale ci siamo cimentati con la scrittura giornalistica e abbiamo soprattutto capito quanto impegnativo è il lavoro e che tante sono le ore per realizzare questo prodotto finale. Mettere al centro lo studente affinché sia autonomo nei processi dell'apprendimento. Questa è la mission del liceo, come scrive sul Giornavico il dirigente scolastico Caterina Fantauzzi. E questa è la strada maestra per preparare i giovani. Come ebbe a dire qualcuno, non so dove soffierà il vento, ma ti insegno a guidare la barca e a tenere la vela.